E benvenuti, eccoci ad un'altra intervista sul Comitato della Coesione Territoriale. Questa volta siamo con Mancuso Carlo, sindaco di Castagnole delle Lanze, ma anche presidente della comunità collinare tra Langhe e Monferrato. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Buongiorno. Prima di tutto, perché far parte di questa coesione? Ma guardi, quando mi è stato proposto di essere anche da capofila come comune di Castagnole delle Lanze di alcuni comuni del nostro territorio, ho apprezzato di subito, veramente con piacere, perché voleva dire forse fare veramente rete, riuscire a mettere insieme tanti comuni. Per un progetto magari comune, che magari diversi, ma che avessero un filo conduttore per far sì che quei sogni nel cassetto di ogni comune potessero essere un giorno realizzati. Non dimentichiamo che Castagnole delle Lanze si trova nel sud astigiano, proprio il paese di confine tra Langhe e Monferrato, non per niente io rappresento anche i comuni di Montegrosso, Castiglione d'Asti e Coazzolo, che siamo proprio al confine con le Langhe, e quindi vuol dire, infatti, la nostra coesione, il nostro arcipelago, ho cercato di racchiudere nel nostro gruppo anche i comuni che fanno parte delle Langhe, quali Neive, Barbaresco, Treiso, e oltre quelli dell'Astigiana, come Canelli, Nizza, proprio per far sì, e per questo era un motivo per essere unione, per essere coesione a tutti gli effetti, comuni più grandi con comuni più piccoli, ma con un unico obiettivo, per portare a casa, tra virgolette, quei progetti che magari da soli non si riesce a portare. Quindi tra i progetti, gli obiettivi, penso sia anche quello di esaltare le caratteristiche non proprio solo del territorio in senso generale, ma anche di Castagnole delle Lanze. Assolutamente sì, Castagnole delle Lanze negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità, è un paese UNESCO innanzitutto. Un paese che, come si vuol dire, io uso dire, ha messo la freccia per cercare di essere sulla breccia, per far sì di essere un appeal per i turisti. E quindi però abbiamo bisogno di tante risorse per far sì che il turista apprezzi ancora molto di più quello che offre il nostro comune. Abbiamo tante peculiarità perché il turista possa venire a Castagnole delle Lanze, quali la torre, il selciato, tutte le strade sono. E non c'è asfalto, ma sono ciottolate con i ciottoli del Tanaro, del fiume Tanaro. Il centro storico è particolare, ci sono i portici colorati con i colori del cambiamento delle foglie, dei vigneti. Oppure possono venire ad apprezzare quell'iniziativa unica in Italia che si chiama Adotta un filare nelle Lanze, dove tutti i cittadini del mondo possono venire a Castagnole delle Lanze e diventare adottanti di un filare. Ma tutto questo deve essere contornato da progetti che possono essere condivisi con altri comuni, per far sì che non c'è solo Castagnole. Io posso dire venite a Castagnole perché è bello, ma andate anche a Castiglione d'Asti perché è bello e vi può offrire tante cose, per far sì che non si dica il mio è più bello dell'altro, ma unione dei comuni, questa è la coesione. Quindi esaltare non solo un territorio, ma anche quello che c'è. Assolutamente, assolutamente sì, poi senza dimenticare quello che sono i nostri produttori, quelli che i nostri contadini di allora, quelli che i produttori di oggi faticano dal mattino alla sera per dar sì che quel vino, le nocciole in particolar modo, il vino Barbera, il vino Moscato siano di eccellenza come lo sono. Non dimentichiamo che a Castagnole delle Lanze ogni anno, l'ultimo lunedì del mese di agosto, si batte il prezzo del mercato nazionale delle nocciole, ma il turista quando arriva non deve solo venire per quello, deve venire non per degustare solo i prodotti, ma per degustare il nostro territorio. Castagnole è pronto, naturalmente abbiamo bisogno della coesione e la coesione ci ha dato la possibilità forse di mettere in atto quello che, sono veramente, come ho detto prima, i nostri sogni nel cassetto. La curiosità è stata stuzzicata, però purtroppo l'incontro è già finito, ahimè, ma penso che un secondo incontro per stuzzicare ancora di più la curiosità con altri progetti sia d'obbligo. Io sarò veramente lieto di essere di nuovo qui con voi e
magari dire già quali sono i progetti che la coesione ci avrà chiesto di mettere sul tavolo nel grande progetto, nel grande book che presenteremo a Bruxelles. Speriamo. A breve, a brevissimo. Grazie, grazie mille. Benvenuto, quindi alla prossima, arrivederci alla prossima e non mancate. Ciao a tutti!